fresco ritrovato, colore che torna a prendere forma, bellezza restituita alla città. È il Cristo risorto di Tiziano Vecellio che guarda i passanti dalla facciata della scuola del Santissimo Sacramento tra l'abside del Battistero e il campanile del Duomo. Un Cristo ritrovato, un dono, così come lo ha definito Eugenio Manzato, presidente dell'Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso, che ha dato il via all'ambiziosa opera arruolando la squadra che ha contribuito al lavoro economicamente e operativamente. Abbiamo restituito leggibilità, si capisce, ma poi con... Durante il restauro abbiamo visto il segno del chiodo, del cartone, eccetera, e ci auguriamo che gli studiosi di Tiziano vengano a vedere e ci diano delle ulteriori così scoperte, diciamo così. Il prima e il dopo, la riscoperta ma anche la rinascita che simbolicamente può rappresentare anche l'auspicio per l'intera città. Un cantiere durato 4 mesi, 6 mani, tutte di donne, è un lavoro realizzato con uno sguardo scientifico ma anche storico e archivistico, partito dalla diagnosi dei fattori che nel tempo hanno causato lo stato di degrado in cui versava e da qui la decisione della cura da adottare. La metodologia di pulitura attraverso il laser, che ha permesso così di togliere le croste nere, le patine nere, però di salvaguardare tutte le tracce di policromia del Cinquecento presenti. All'associazione il compito ora di realizzare una pubblicazione e pensare già al prossimo passo. Io ho in mente la facciata di Casa Robegani, che è sede museale, tra l'altro.